Buongiorno e benvenuti a questo decimo incontro di aggiornamento contabile e fiscale organizzato dallo studio legale tributario EY. Oggi ci soffermeremo sul disegno di legge bilancio 2022 e le novità fiscali e contabili del mese di ottobre 2021. Sono Franco Vernassa, ho il compito di coordinare questo incontro di aggiornamento e lascio la parola per i saluti iniziali alla collega Alexia Pinter, che è responsabile della BTS, che è la service line della consulenza fiscale che ha voluto fin dagli inizi questi incontri di aggiornamento. A te Alexia la parola. Grazie mille Franco, io do il benvenuto a tutti i partecipanti al nostro consueto appuntamento di aggiornamento contabile e fiscale che ormai teniamo ogni terzo venerdì del mese. Anche questo appuntamento riguarderà delle novità fiscali e contabili in merito al disegno di legge di bilancio 2022, come diceva appunto Franco. Io ringrazio voi che aderite sempre in tantissimi a questi eventi. Ringrazio Franco, il nostro direttore della Tax School di EY per coordinare e organizzare sempre i contenuti e l'evento e ringrazio anche molto i professionisti preziosissimi di EY per il loro contributo nella redazione delle slide, ma soprattutto nella definizione dei contenuti insieme a noi. Grazie mille ancora, ripasso la parola a te Franco e buon webinar a tutti. Arrivederci. Grazie Alexia e buon lavoro anche a te. Allora partiamo immediatamente con la slide del programma della giornata che prevede per l'appunto l'incontro di un'ora. Saremo molto, molto sintetici in modo tale da dare un resoconto delle novità e poi ovviamente i nostri colleghi sono a vostra disposizione per degli approfondimenti. Partiamo immediatamente da quello che è il disegno di legge bilancio 2022 e anche il cosiddetto decreto legge PNR, cioè quello che adesso si chiama DL 152, che contiene qualche novità dal punto di vista delle agevolazioni per le imprese del turismo. Quindi passerei la parola a Gianluca Cavallari, che è il nostro collega di Bologna, per 7 minuti circa. A te Gianluca la parola su questo tema. Grazie Franco, buongiorno a tutti. Il pacchetto turismo, dunque il pacchetto turismo che è incluso nel decreto legge numero 152 del 6 novembre 2021 ha una dotazione finanziaria di circa 2,4 miliardi di euro. Noi oggi ci concentriamo sul primo macroblocco che vale 1,7 miliardi di euro, che è quello relativo al Fondo Nazionale del Turismo. Andiamo direttamente alla slide direi ancora avanti per cortesia, grazie. Quindi alla 7, anche alla 8, grazie. Ecco, quindi a decorrere dal periodo d'imposta 2021 è concesso fino alla chiusura del periodo d'imposta 31/12/2024 un credito d'imposta che vale l'80% delle spese sostenute per la realizzazione di alcuni prodotti, come l'incremento di efficienza energetica, l'eliminazione delle barriere architettoniche, la digitalizzazione e gli interventi di ristrutturazione edilizia. Queste spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto indicato dall'articolo 109 del TUIR. La slide numero 9 ci indica alcune tipologie di interventi che riguardano la digitalizzazione, quelli indicati dall'articolo 9,2 del DL 83/2014. I soggetti beneficiari, e prego di andare alla slide numero 11, sono le imprese alberghiere, gli agriturismi, i campeggi e altre imprese nel comparto turistico come porti turistici e complessi termali, inclusi anche gli stabilimenti balneari. La pagina 12 ci dà la seconda componente di questa misura combinata, che è un contributo di imprese, contributo alle imprese turistiche. È un contributo che riguarda i medesimi interventi, i medesimi destinatari di cui al credito d'imposta 80% e può essere concesso nella misura del 50% delle spese sostenute per tali interventi.
chiaramente il contributo non può essere superiore ai 100.000 euro e parte con un importo di partenza di 40.000 euro che può essere aumentato cumulativamente a ricorrere di particolari requisiti quali una quota parte di spese per esempio dedicata alla innovazione tecnologica e digitalizzazione che comporta 30.000 euro in più per esempio di contributo a fondo perduto. Alla slide numero 13 chiariamo che il credito d'imposta è cumulabile con la misura del credito, il credito d'imposta è cumulabile con la misura di cui ha il contributo a fondo perduto, quindi è una misura che agisce assolutamente in sinergia, tenuto conto della detassazione di queste agevolazioni, perché come vedremo più tardi, questi interventi non sono tassati né ai fini IRES né ai fini IRAP. Passiamo alla pagina 14. La terza componente di questa misura combinata per le spese ammissibili non coperte da credito d'imposta e da contributo a fondo perduto può fruire di una componente di finanziamento a tasso agevolato previsto appunto dal decreto interministeriale al Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica. Alla pagina 5 abbiamo il trattamento fiscale di questo credito d'imposta, quindi questo credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione in F24 e l'F24 deve essere presentato necessariamente utilizzando il canale telematico. L'ammontare di questo credito d'imposta non può superare l'importo concesso dal Ministero, da parte del Ministero del Turismo. Alla pagina 16 abbiamo le modalità applicative, c'è un decreto di cui siamo in attesa, circa 30 giorni a partire dalla data di entrata in vigore della norma. Il credito d'imposta e la concessione di questa misura funziona un po' come il click day, è analoga a quella di un click day. Prego di andare alla pagina 17, grazie. E la dotazione finanziaria è di circa 500 milioni di euro, così stratificata dal 2022 al 2025. Alla pagina 18 abbiamo il perimetro temporale di applicazione, quindi il credito d'imposta vale anche per gli interventi avviati dopo il 1 febbraio 2020, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto. Passiamo alla seconda misura del pacchetto turismo e quindi direi di andare direttamente alla pagina 20. Garanzie per finanziamenti del settore turistico, quindi viene istituita una sezione speciale del Fondo Garanzia per le PMI, chiamata Sezione Turismo, che permette la concessione di garanzie su prestiti agli stessi soggetti destinatari al credito d'imposta e ai giovani fino ai 35 anni che intendono avviare un'attività nel settore turistico. Andiamo alla pagina 21. Dove abbiamo la dotazione finanziaria che vale circa 358 milioni. L'obiettivo di questa garanzia è sostenere finanziamenti per riqualificazione energetica, innovazione digitale e assicurare anche la continuità aziendale per le imprese che operano nel settore turistico. Io direi di andare direttamente alla pagina 24 parlando della terza misura, il fondo rotativo alle imprese. Questo fondo è alternativo alla misura di credito d'imposta e contributo a fondo perduto e vale per tutti quegli interventi di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore ai 10 milioni relativi a riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale. Gli interventi devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2025 e il contributo diretto alla spesa vale nella misura massima del 35% dei costi ammissibili. I soggetti beneficiari naturalmente sono i medesimi citati per il credito d'imposta e a contributo a fondo perduto. Dunque, alla pagina 25, grazie. La copertura per la parte di investimenti che non è assistita da questo contributo è prevista la concessione di un finanziamento a tasso agevolato con durata fino a 15 anni e un periodo di preammortamento che può andare fino a 36 mesi. Alla pagina 26 abbiamo alcune limitazioni, quindi i limiti, questo incentivo abbiamo detto che è alternativo a quello previsto di cui all'articolo 1, non è cumulabile con altri contributi e si applicano le regole di cui agli aiuti di Stato. Anche qui siamo in attesa di un decreto entro i 60 giorni dall'entrata in vigore della norma. Ecco, poi abbiamo
L'ultima misura, che è un credito d'imposta digitalizzazione che vale per agenzie di viaggi e tour operator, nella misura del 50% delle spese per sviluppo digitale fino a 25.000 euro. Prego di andare direttamente alla slide 31. La dotazione finanziaria è di 98 milioni e il credito d'imposta è utilizzabile esattamente come il credito d'imposta di cui all'80% che abbiamo trattato all'articolo 1. Io ho terminato, ringrazio e passo la parola a Franco. Grazie per lo sforzo di sintesi. Ovviamente le slide saranno a disposizione di tutti coloro che partecipano all'incontro odierno. Il settore turismo sarà un settore sicuramente molto importante, la dotazione è rilevante, sono 2,5 miliardi, quindi con interventi combinati, quindi da gestire con attenzione. Bene, adesso passiamo direttamente al cuore del disegno di legge di bilancio 2022. Abbiamo affidato questa prima relazione a Gabriele Estinà, che è un collega dell'ufficio di Torino, e ci parlerà di un tema che ci sta un po' angosciando, no? Il tema della rivoluzione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali. Si parla di 50 anni. Gabriele, a te la parola. Grazie Franco, buongiorno a tutti. Il mio intervento avrà ad oggetto la modifica alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali, così come attualmente previsto dall'articolo 191 del disegno di legge della legge di bilancio 2022. Prego di poter andare avanti con la slide. Abbiamo riportato alla slide 34 e 35 quelli che sono state le principali caratteristiche previste dalla legge di rivalutazione di cui l'articolo 104 del DL 110/2020, di cui tralascerei la mia esposizione per dare spazio anche ai colleghi che verranno dopo. Passerei invece alla slide 36, dove abbiamo riportato quelle che sono le caratteristiche principali dell'articolo 191 nell'attuale formulazione. Come diceva giustamente Franco, è una delle norme che ad oggi hanno fatto sorgere numerose discussioni dal momento in cui è stata pubblicata. L'articolo 191, così come attualmente previsto, prevede che per le attività immateriali per le quali l'articolo oggetto di rivalutazione o di riallineamento, per le quali l'articolo 103 del TUIR preveda una deduzione fiscale nella misura non superiore ad un 1/18 del costo per ciascun periodo d'imposta, per queste attività materiali oggetto di riallineamento o rivalutazione, la deducibilità fiscale passerà da un 1/18 ad un 1/50 del costo. Quindi la norma attualmente prevede un allungamento del periodo di deducibilità fiscale per le attività immateriali, oggetto di rivalutazione e riallineamento. Sul tema attività immateriali e la loro tipologia ci si è battuto a lungo su quale tipologia di attività immateriale fosse oggetto di questa norma, soltanto l'avviamento o anche i marchi. Precisiamo che attualmente la relazione illustrativa, l'articolo 191, ha chiarito che rientrano all'interno di questa norma anche i marchi oggetto di rivalutazione o di riallineamento. È data comunque l'opportunità alle società di poter continuare a dedurre in 1/18 il maggior costo rivalutato o riallineato previo pagamento di un'imposta sostitutiva nella misura e con le aliquote previste dall'articolo 176, ovvero le aliquote a scaglioni classiche del 12, del 14 o del 16% sulla base del maggior valore oggetto di rivalutazione o di riallineamento. In tal caso è data comunque facoltà di poter versare l'imposta sostitutiva al netto dell'aliquota del 3% versata con la legge di bilancio, con l'articolo 110 del DL 2020. Pregherei di andare alla slide 37, dove abbiamo riportato quelli che attualmente sono gli effetti temporali. In deroga allo statuto del contribuente, la norma entra in vigore dall'esercizio successivo a quello in cui è stata effettuata la rivalutazione, ovvero già dall'esercizio 2021. La norma inoltre prevede la possibilità per le società che hanno beneficiato della rivalutazione o del riallineamento di valore di poter effettuare una revoca di questi maggior valori riallineati o rivalutati, previa trasmissione di un apposito modello all'Agenzia delle Entrate, che sarà oggetto di un successivo provvedimento laddove la norma dovesse rimanere nella sua formulazione attuale.
In tal caso, in caso di revoca, sarà data facoltà alla società di poter utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso l'imposta sostitutiva versata. Laddove la norma dovesse rimanere nell'attuale formulazione, sicuramente le società dovranno effettuare delle apposite valutazioni in merito alle imposte anticipate oggetto di iscrizione con la rivalutazione o il riallineamento. Giusto, Franco? E su questo punto credo che abbiamo bisogno dell'intervento del revisore, e quindi lascerei la parola a Luca Guglielminotti per un minuto per dire se dobbiamo stare tranquilli, se 50 anni ci bastano, se le DTA dobbiamo, per come conosciamo adesso la norma. A te Luca la parola. Perfetto, perché stando a quanto prevedono i principi contabili sia nazionali sia internazionali, gli attivi fiscali possono essere iscritti in bilancio solo se ne viene dimostrata la recuperabilità. In questo caso viene richiesto alle aziende di valutare se il nuovo orizzonte temporale di 50 anni è un orizzonte temporale intanto che permette di stimare in maniera attendibile i flussi di reddito imponibile tali da garantire la recuperabilità di tali attivi. In caso contrario bisognerà chiaramente procedere a una svalutazione per, fino a concorrenza la parte che si è riuscita a ritenere recuperabile, avendo sicuramente come base di partenza il piano di 18 anni che era stato previsto nell'esercizio appena concluso e sulla base del quale erano state iscritte le attività e le differite attive nel bilancio 2020. D'accordo, grazie, grazie Luca. Direi che comunque la norma, come sappiamo, è all'esame del Parlamento e speriamo insomma che abbia che possa avere ancora delle modifiche più favorevoli alle imprese. Passiamo adesso al nostro collega sempre di Torino, Alberto Gasparini, che ci racconterà qualche cosa sulle novità e sulle proroghe delle detrazioni fiscali edilizie. Hai 3 minuti, Alberto. Grazie Franco e buongiorno a tutti. Passerei allora alla slide 38, dove abbiamo riassunto le principali novità in tema di superbonus e più in generale di bonus edilizi. Infatti l'attuale versione del disegno della legge di bilancio ha introdotto delle scadenze differite a seconda della tipologia di intervento e inoltre ha introdotto la variazione della percentuale dei benefici fiscali per alcuni interventi. Entrando nello specifico, per quanto riguarda il superbonus per edifici unifamiliari, viene consentita la proroga al 31 dicembre 2022, ma solamente in 2 specifiche ipotesi. Se sia stata presentata la CILA entro settembre 2021, oppure se si tratta di un intervento su un edificio unifamiliare adibito ad abitazione principale da soggetto con ISEE inferiore a 25.000 euro. Questo è stato uno dei punti più dibattuti e sembrava che la maggioranza parlamentare volesse o aumentare il limite dei 25.000 euro o eliminarlo. Invece la nuova versione del disegno della legge di bilancio l'ha riconfermato. Per quanto riguarda invece il superbonus sui condomini, è stato prorogato al 2025 ma con un graduale depotenziamento, perché il beneficio scenderà nel 2024 al 70% e scenderà ulteriormente nel 2025 al 75%. Per quanto riguarda il superbonus per IACP e enti equivalenti, è consentita la proroga al 31 dicembre 2023, ma solamente a condizione che il 60% dell'intervento sia già stato realizzato entro giugno dello stesso anno. Passando agli altri bonus edilizi, viene confermato il bonus facciate per il 2022, ma anche qua c'è un depotenziamento perché il beneficio scende dal 90% attuale al 60% del 2022. Per quanto riguarda invece la ristrutturazione edilizia, ecobonus, sisma bonus e bonus verde, vengono tutti confermati e stabilizzati fino al 2024. Fino al 2024 è confermato anche il bonus mobili, ma con una diminuzione del tetto della spesa massima ammissibile, che scende dai 16.000 euro attuali ai 5.000 euro. Infine, per quanto riguarda sconto e cessione del credito, questo è sicuramente l'altro punto più dibattuto. Nella prima versione del disegno della legge di bilancio, infatti, non era consentita la proroga per gli interventi non super bonus, ma il dibattito parlamentare ha portato a reintrodurre questi benefici anche per gli interventi non super bonus, quindi vengono riconfermati nella nuova versione della legge. E queste sono le principali novità del super bonus. Bene, grazie, grazie Alberto, grazie anche per l'ottima slide che mi pare che riepiloghi in modo molto chiaro quelli che sono i punti e le relative proroghe. Bene, uno dei punti salienti, passiamo al prossimo intervento, che è di Simone Suma, anche lui un collega di Torino, che riguarda la proroga di 2 agevolazioni molto rilevanti, no? La prima è quella che riguarda i beni,
strumentali, ma allegato A e allegato B, e il secondo è la famosa ricerca e sviluppo. A te Simone per una decina di minuti. Franco, il disegno è Non ti sento. intervenuto. Ti sentiamo male? Come anticipato, su queste due misure estremamente importanti per gli investimenti delle imprese. In primo luogo, con riferimento al credito d'imposta per gli investimenti in beni nuovi ordinari, quindi quelli con caratteristiche diverse dall'Industria 4.0, abbiamo riportato quello che è lo stato dell'arte alla luce delle modifiche che si sono susseguite con la legge 160-2020. Il bilancio interviene su questa ratificazione temporale non andando a prorogare quello che è il tempo C, quindi ad oggi il tempo C, quindi gli investimenti effettuati fino al 31-12-2022, rimane l'ultima finestra temporale per poter beneficiare di questa. Andando alla slide successiva. Sono le condizioni che permetterebbero alle imprese di fissare l'agevolazione per gli investimenti sostenuti dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, oppure andando a versare un acconto al fare il 20% dell'investimento con ordine accettato del fornitore nell'extra periodo 1 gennaio 2023 30 giugno 2023. Ai beni connotati dalle caratteristiche 4.0, possiamo vedere nella slide successiva quello che è anche qui lo stato dell'arte su questo tipo di agevolazione. Abbiamo riportato quelle che sono le misure e con previsti per i beni materiali di cui all'allegato A, quelle con le caratteristiche Industria 4.0, e i beni immateriali di cui all'allegato B della legge 232 del 2016. Anche in questo caso il disegno di legge di bilancio è intervenuto sul tempo C. Possiamo passare alla slide successiva per dare evidenza a quelle che sono le modifiche. Possiamo innanzitutto notare che a differenza dei nuovi investimenti ordinari, il credito d'imposta è stato prorogato su un arco temporale dal 2023 al 2025 per entrambe le categorie di beni. Una particolarità che vorrei fare notare è la differenza a livello di plafond, in quanto per quanto riguarda i beni materiali di 4.0 sono stati previsti tre plafond, ma comuni a tutte le tre finestre temporali che abbiamo identificato. Diversamente, per i beni immateriali abbiamo un plafond di 1 milione individualmente previsto per singolo anno. Poi a riassumere alcuni punti operativi della successiva volevamo condividere. Innanzitutto, se possiamo muovere alla slide successiva, abbiamo l'orientamento Ci sentiamo male, scusami Simone, sentiamo malissimo. Magari mentre tu cerchi di mettere a posto, posso provare ad andare avanti io perché questi spunti di riflessione e di osservazioni sono una tipicità, ecco, dei nostri incontri di aggiornamento perché al di là di una disamina veloce, dei diversi temi, ma riteniamo che possano esserci delle considerazioni. Il primo è che evidentemente in questa norma si vuole individuare, come scriviamo, dare costanza all'agevolazione. Quindi questo significa che il mantenere fermi il meccanismo applicativo, mantenere fermo i soggetti interessati, la tipologia di investimenti agevolabili
e direi anche i massimali di spesa, almeno per quello che può essere, anche se come abbiamo visto dalle sintetiche slide, i massimali scendono nel tempo. Non so se Simone riesci a Possiamo ti cedo la provare, parola. si Sì, molto sente meglio meglio? adesso, grazie. Quindi hai ancora 3 minuti, finisci pure a te. Perfetto, quello che provo a riprendere da dove hai lasciato, quello che volevamo evidenziare era questo, quindi la necessità di concentrare gli investimenti in coda al 2022 per quanto riguarda i beni nuovi ordinari, per quanto riguarda i beni materiali 4.0, invece il suggerimento che ci sentiamo di dare è quello di concentrare anche qui gli investimenti al 31-12-2022, in quanto tra 2022 e proroga 2023 si assiste a un dimezzamento delle aliquote applicabili. Per quanto riguarda invece i beni materiali 4.0, le aliquote si mantengono costanti tra 2022 e 2023, mentre vengono gradualmente ridotte da 2023 a 2025. Quindi il suggerimento è quello di concentrare gli investimenti per questo tipo di beni tra 2022 e 2023. Possiamo passare poi alla slide successiva ed entrare nel discorso relativo al credito ricerca e sviluppo innovazione. Anche qui abbiamo indicato le aliquote e i massimali previsti dalla legge 178-2020 e andando alla slide successiva abbiamo riportato quelle che sono le novità che invece sono state previste dal disegno di legge di bilancio. In questo caso quello che possiamo notare è una volontà del legislatore di prorogare in maniera importante questo tipo di agevolazione sulla ricerca e sviluppo. Assistiamo ad una proroga quasi decennale, ma assistiamo anche ad una generale riduzione delle aliquote applicabili e un contemporaneo aumento dei massimali applicabili ai diversi tipi di ambito agevolabile. Quindi, provando a ragionare su quelli che sono i consigli che possiamo a questo stadio suggerire alle imprese, andando nella slide successiva, possiamo prevedere innanzitutto che l'orientamento del legislatore permette anche una pianificazione più graduale e di lungo termine delle imprese. Possiamo passare alla slide successiva, per favore. Generalmente le società che investono in attività quali la classica ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e transizione ecologica avranno, a nostro avviso, un potenziale vantaggio derivante dall'aumento dei plafond, laddove anche le attività e gli investimenti in questi ambiti agevolabili siano massicci. Un ulteriore spunto di riflessione è quello di fare un'analisi di convenienza anche alla luce del nuovo regime Patent Box, di cui ci parleranno i nostri colleghi nel successivo investimento, in quanto il Patent Box e il credito ricerca e sviluppo innovazione sono diventate due misure alternative. Quindi la pianificazione non può prescindere anche da un'analisi comparativa delle due agevolazioni. Grazie, grazie Simone. Le slide sono anche qui molto chiare e molto sintetiche. Direi che ne emerge una situazione positiva per le imprese perché hanno di fronte a sé un periodo medio-lungo, no, per poter investire e contemporaneamente anche hanno davanti a sé delle scelte da effettuare, come tu sottolineavi, no? Quindi investimenti prima o dopo, alternatività con la ricerca e sviluppo. Quindi mi sembra una norma decisamente positiva, anche se ovviamente le percentuali massimali si riducono nel tempo. La slide che è la numero 47, chiederei a Lorenzo di passare alla slide 47, sì, ecco, ha una serie di altre novità. Per fortuna questa legge di bilancio non ha grandi notizie fiscali. Ovviamente la prima linea che voi vedete di questa slide, la riduzione della pressione fiscale, sarà quella rilevante per capire se andrà sulle persone fisiche questa riduzione o andrà sull'IRAP o ci sarà un po' e un po', no? Come forse si sta verificando. Segnalerei la penultima riga, quello che è il limite annuo, le compensazioni, perché
perché dal 2022 il limite che conoscevamo di 700.000 euro e poi di 1 milione viene elevato costantemente a 2 milioni, quindi l'importo è decisamente più elevato e favorevole per le imprese di grandi dimensioni. A metà circa c'è il rinvio della sugar tax, della plastic tax al prossimo anno e quindi al 2023, ne abbiamo parlato lungamente nello scorso incontro di aggiornamento, ma insomma direi che in qualche modo siamo comunque preparati. Bene, allora passiamo al prossimo intervento. Qui lasciamo tecnicamente quella che è la manovra stretta di bilancio, quindi il disegno di legge, il 152, ma siamo sempre in una norma che è un collegato di fatto legge di bilancio, che è il DL 146. Il DL 146 introduce una sanatoria per il credito d'imposta ricerca e sviluppo. Ne parleranno i nostri colleghi Francesca Goi e Andrea Daglio dell'ufficio di Milano e chiederei a Francesca di cominciare con il suo intervento. Avete 15 minuti, a voi la parola. Grazie Franco. Allora passerei subito alla slide successiva che ci fa vedere sostanzialmente quanto è stato disposto dal legislatore appunto nell'articolo 5 del decreto legge 146 del 2021, ovvero è stata data la possibilità alle imprese di sanare quelli che sono gli errori eventualmente commessi in relazione appunto all'agevolazione ricerca e sviluppo. In particolare viene data la possibilità di riversare ciò che appunto è stato indebitamente portato in compensazione per quanto attiene alla ricerca e lo sviluppo senza l'applicazione delle sanzioni di interessi, in presenza naturalmente di determinate condizioni. Andando alla slide successiva, vediamo che la ratio della norma è contenuta sostanzialmente nella relazione tecnica illustrativa del decreto legge è quella di favorire il recupero spontaneo degli errori eventualmente commessi dai contribuenti appunto nella compilazione e nell'utilizzo del credito di imposta in esame. Passando alla slide successiva, vediamo che appunto il comma 8 dello stesso articolo 5, che appunto ha disciplinato questa misura, prevede espressamente, quindi tassativamente, quelli che sono i soggetti che possono partecipare a tale sanatoria, ovvero coloro che nel periodo di imposta 2015 al 2019 abbiano effettivamente realmente svolto attività di ricerca e sviluppo, la quale però non è qualificabile quanto tale. In secondo luogo sono tutti quei soggetti che in relazione al 2017 abbiano applicato l'articolo 3,1 bis del decreto legge 145 del 2013, però senza in maniera non conforme all'interpretazione autentica data dalla legge di bilancio 2019. Ed in particolare significa coloro che abbiano usufruito della possibilità di attribuire il credito di imposta di ricerca e sviluppo anche al commissionario residente che effettua appunto attività di ricerca e sviluppo per conto di un soggetto non residente. E infine per tutti coloro che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione ai principi di pertinenza e congruità. Passando alla slide successiva, vediamo che la stessa norma prevede delle ipotesi di esclusione, infatti la procedura di riversamento è esclusa nelle ipotesi in cui tale credito di imposta sia risultato da condotte fraudolente, quindi fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate o di false rappresentazioni della realtà, oppure quando non trovi evidenze nella documentazione idonea. Vediamo infatti che nel caso in cui vengano accertate delle condotte fraudolenti e sia stata data già attivazione della procedura in esame, si decadrà dal beneficio, quindi si decadrà dall'ipotesi appunto di poter beneficiare della sanatoria. Passando alla slide successiva, invece vediamo quelli che sono due casi particolari, infatti il legislatore nel comma 12 dello stesso articolo 5 ha previsto che la procedura in esame non si applica nel caso in cui l'amministrazione finanziaria sia già intervenuta con un accertamento definitivo, avvenuto definitivo al 22 ottobre del 2021, quindi alla data di entrata in vigore del decreto in esame, e quindi la procedura di regolarizzazione non può essere applicata. Invece caso diverso nel caso in cui l'amministrazione finanziaria sia intervenuta però con un atto non definitivo, quindi pensiamo a un processo verbale di constatazione o qualsiasi altro atto di constatazione. In questo caso invece non è preclusa ai contribuenti la possibilità di accedere alla procedura, ma il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo e non può essere applicata senza la possibilità di rateizzazione appunto della stessa procedura. Infatti vediamo alla slide successiva quelle che sono
gli aspetti procedurali per accedere a tale sanatoria. In particolare vediamo che gli interessati dovranno mandare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre del 2022, indicando il periodo di imposta o il periodo di imposta in cui è stato maturato appunto il credito di imposta, gli importi oggetto del credito e tutta una serie di altre informazioni che verranno meglio, diciamo, esplicitate nel modello che verrà messo a disposizione dalla stessa agenzia entro il 31 maggio del 2022. Si dice che l'importo dovrà essere riversato entro il 16 dicembre del 2022 attraverso due modalità. La prima è in un'unica soluzione oppure in tre rate annuali di pari importo, le successive appunto nel 2023 e nel 2024. Passando alla prossima slide, vediamo infine che al comma 11 lo stesso articolo prevede che la procedura si perfezionerà nel momento in cui il contribuente verserà l'integrale versamento delle somme dovute, quindi ripetendo senza sanzione, senza interessi, quindi solo per quanto riguarda il credito, e nel caso in cui ci fosse il riversamento rateale, quindi in più rate, il mancato pagamento di una sola rata farà precludere la possibilità appunto di accedere al perfezionamento della procedura. Passerei quindi la parola ad Andrea, che invece delineerà quelli che sono i principali spunti di riflessione e le criticità in merito a questa novità. Grazie Francesca e buongiorno a tutti. Abbiamo visto quindi la panoramica normativa. Certamente la nuova norma rappresenta una reale opportunità per tutte quelle aziende che nel corso degli ultimi 5 anni si sono rese conto, a causa soprattutto dei tardivi chiarimenti delle interpretazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate o del MISE, di non aver tenuto il corretto comportamento sia in ambito qualitativo tecnico, quindi in merito sulla base, diciamo, del dettato del manuale di Frascati, sia da un punto di vista meramente legato alla rendicontazione, quindi di aver commesso degli errori di identificazione o quantificazione dei costi rilevanti. La sanatoria fornisce quindi il tempo utile per rivalutare i progetti e agire di conseguenza, ed è quello che consigliamo un po' a tutti quei soggetti che possono avere avuto nel passato qualche dubbio, soprattutto alla luce delle interpretazioni, delle nuove interpretazioni, e nonché sicuramente un vantaggio anche finanziario, questo dato dalla possibilità di riversare senza sanzioni ed interessi un credito che comunque si è utilizzato anche qualche anno prima. Può essere sicuramente un modo per superare alcune delle questioni controverse di natura tecnica evidenziate e contestate, diciamo, da parte dell'Agenzia delle Entrate, soprattutto senza supporto del MISE, e quindi ovviare a dei lunghi e dispendiosi contenziosi, no? Ma allo stesso tempo non bisogna dimenticare che la giurisprudenza che si sta formando di merito, che si sta formando fino ad oggi, definisce illegittimo il comportamento dell'Agenzia delle Entrate che agisca senza una competenza tecnica e vada quindi a travalicare, diciamo, il suo ruolo nell'ambito della pubblica amministrazione. Se andiamo alla slide successiva, abbiamo visto vantaggi e benefici, ma qual è il prezzo da pagare, quali sono i rischi potenziali. Sicuramente bisogna pensare al fatto che viene lasciato nuovamente il libero arbitrio, o meglio l'onere al contribuente di autovalutare la propria posizione di come aderire alla sanatoria e se aderire alla sanatoria, e diciamo che per la poca chiarezza normativa ci si potrebbe trovare di fronte alle ennesime contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, con il rischio quindi di autodenunciarsi senza avere poi un reale beneficio, e anzi mettendosi in una situazione sicuramente scomoda da un punto di vista penale. La sanatoria non è infatti definitiva, in quanto l'Agenzia delle Entrate potrebbe sempre ritenere non soddisfatti i requisiti del nuovo istituto e quindi disconoscerla tout court, ed inoltre peraltro, insomma, la norma non fornisce neanche indicazioni sulle modalità, le linee guida che seguirà l'Agenzia delle Entrate per il controllo futuro. Se andiamo alla slide successiva,
diciamo che l'attenzione da prestare nella valutazione di convenienza deve inoltre tenere in considerazione il fatto che alcuni soggetti hanno tenuto un atteggiamento in passato conforme alla legge secondo l'interpretazione dell'epoca e potrebbero trarre il medesimo beneficio anche rispetto alla sanatoria, anche a seguito di un'eventuale contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, invocando ad esempio il principio del legittimo affidamento sancito dallo Statuto del Contribuente che stabilisce appunto il diritto alla disapplicazione delle sanzioni. Se andiamo alla slide successiva possiamo vedere come nella nuova norma manchino delle disposizioni di raccordo con il procedimento giudiziale. I termini infatti per impugnare gli atti di recupero già notificati non sono sospesi con la sanatoria e quindi ci si troverebbe ad instaurare dei contenziosi dispendiosi da un punto di vista di spese di giudizio consulenziali e allo stesso tempo anche senza dimenticare le spese della riscossione provvisoria che in questo caso dell'atto di recupero sono pari al 100% di quanto dovuto per sulla base della riscossione cosiddetta straordinaria. Si potrebbe un consiglio naturalmente quello di nel caso di richiedere la sospensione giudiziale sperando che però il giudice faccia affidamento sulle parole diciamo del contribuente non essendoci ad oggi nessuna opzione preliminare ma si è in attesa ancora fino a maggio 22 dell'istanza diciamo del modello di istanza da presentare da un punto di vista formale dovrebbe in sede di conversione dovrebbe essere prevista una sorta di astensione da parte dell'Agenzia delle Entrate dalla notifica degli atti almeno fino al 30 settembre 2022. Se andiamo alla slide successiva possiamo vedere che come nel caso del contenzioso manca anche un raccordo, un coordinamento con la disciplina penale e soprattutto con i termini prescrizionali. La prescrizione del reato è di 6 anni o 7 anni e mezzo nel caso di atti interruttivi. Ma ci si potrebbe trovare in una duplice situazione, intraprendere la strada della sanatoria per evitare le conseguenze penali, ma contestualmente prima del perfezionamento potrebbe essere stato già aperto un fascicolo in ambito penale e quindi prima del 16 dicembre 2024, soprattutto se si aderisce alla rateizzazione, oppure dall'altra parte si potrebbe essere già prescritto il reato penale, pensiamo al 2016-2017, sempre guardando al 2024-2023, senza aver pagato la seconda o la terza rata, quindi diciamo una situazione un po' paradossale. Se andiamo alla slide successiva, a partire da queste ultime diciamo tre slide ci siamo concentrati sul fatto che la sanatoria vale per i crediti 2019 non per i crediti d'imposta della legge 2020. Alla luce dei principi però dettati dalla sanatoria, Assonime, come spesso fa, con la circolare 30 del 2021 fornisce degli assist, cioè fornisce quindi delle proposte di modifica alla norma del 2020, soprattutto per quello che riguarda molto importante la disciplina sanzionatoria, e prevedendo ad esempio una disposizione presuntiva di credito non spettante laddove il contribuente sia in grado di dimostrare di aver predisposto tutta la documentazione di supporto prima dell'utilizzo del credito, lasciando quindi il credito inesistente come una fattispecie di ipotesi di particolare gravità. Vediamo nella stampa. Mi sembra che su questo punto, forse Andrea, poi chiudiamo, possa essere rilevante quella che è una sentenza della Cassazione proprio dell'altro ieri, no? Che ha rimesso in gioco il fatto della non è più credito inesistente, ma è credito non spettante nel momento in cui sia stato indicato nella dichiarazione e sia capibile quindi come 36 bis e 36 ter. Possiamo dire che c'è forse una luce di cambiamento da parte della Cassazione, sì. Dacci una speranza. Assolutamente sì, perché effettivamente il 36 ter può essere d'aiuto. Il bis magari con il controllo automatizzato è difficile, ma comunque
l'agenzia ha la possibilità di conoscere il conoscibile e quindi sicuramente il contribuente per entrare benefici. Grazie Andrea, grazie Francesca, soprattutto credo che ci sia molto lavoro da fare, no? Per rivedere quelli che sono i file, le relazioni preordinate, ovviamente siamo a disposizione. Passiamo a un'altra norma che è sempre contenuta in questo DL 146, leggiamo oggi dai giornali che il dossier sul tavolo del Presidente del Consiglio dei Ministri che deciderà se andare a mantenere il vecchio o avere il nuovo, però noi cominciamo a parlare di quello che abbiamo come norma. La relazione è affidata a Mauro Raffaelli e a Guido Baroncini, sono nostri colleghi che si occupano di transfer pricing, quindi è un momento molto impegnativo, no? Credo questo, e anche di patent box. A te Mauro la parola. Grazie Franco, poi hai detto bene, un momento abbastanza super impegnativo, grazie Franco e buongiorno a tutti. Diciamo che era nell'aria un cambiamento della disciplina del patent box, si vociferava da sicuramente tantissimo tempo. Quello che non era sicuramente, non ci si poteva aspettare, erano le modalità, le tempistiche, no? Con cui questa disciplina è stata modificata, soprattutto con riferimento al pregresso. Andrea citava prima lo statuto del contribuente, mi chiedo se sia stato rispettato in questo caso. Come possiamo vedere, diciamo, dalla slide successiva in pillole, il decreto legge all'articolo 6 del 21 ottobre 2001 ha di fatto appunto abrogato quella che è la disciplina del patent box, introducendo che cosa? Introducendo una super deduzione. Apro e chiudo parentesi, ricordiamoci il beneficio di tutti che la disciplina del patent box, diciamo fino a qualche giorno fa, era una disciplina basata su un'agevolazione legata al rendimento e alla redditività degli intangibili di cui era titolare la società, il contribuente. Ora il legislatore introduce una super deduzione, appunto il 90% sui costi di ricerca e sviluppo, legato a che cosa? A tutti gli intangibili che erano, diciamo, esistenti anche nella vecchia disciplina, ormai la chiamiamo così, quindi dal software ai brevetti, ai marchi di impresa e al know-how. Entrare magari un po' più nel dettaglio di questa disciplina con la slide successiva, proprio perché vorrei soffermarmi su due punti. Non tanto ambito soggettivo, esercizio dell'opzione, che quelli risultano sostanzialmente invariati, analoghi rispetto alla previgente disciplina, ma l'ambito oggettivo prevede che cosa? Tutti gli intangibili già disciplinati dalla vecchia normativa, compresi i marchi, e questo diciamo che ci ha un pochino sorpreso, perché i marchi, ricordiamoci tutti, erano usciti, diciamo, dal vecchio del 2016, dalla possibilità di essere agevolati. Quindi ad oggi, verosimilmente, io potrei, se fossi un contribuente, concentrarmi anche su un'ipotesi di patent box sui costi di pubblicità dei miei marchi, cosa che prima non potevo fare. Come dicevo prima, mi soffermo di nuovo sulla misura agevolazione, completamente diversa rispetto alla normativa precedente. Appunto, super deduzione 90% su che cosa? Sui costi di ricerca e sviluppo. Questo francamente ci ha un pochino sorpreso, soprattutto per fare dei parallelismi, diciamo, con le discipline patent box presenti anche in altre giurisdizioni. Penso ad esempio all'Inghilterra, giusto per fare un nome. Passando invece velocemente alla slide successiva, riporterei alcuni dettagli legati a questa disciplina. È ancora prevista la predisposizione, diciamo, di una documentazione molto simile a quella che noi vediamo per quanto riguarda il transfer pricing, ossia il contribuente può dotarsi di una documentazione in cui sostanzialmente enuclea quelli che sono i criteri alla base della sua richiesta e della sua agevolazione. E questo lo tutela da che cosa? Da eventuali sanzioni in caso di rettifiche all'agevolazione. Come deve essere predisposta questa documentazione? Ricordiamo che la stessa doveva essere predisposta in sede di autoliquidazione, no? Secondo un pochino quella che era ormai la vecchia disciplina. Non lo sappiamo ancora. Attendiamo che cosa? Attendiamo un provvedimento che dovrà disciplinare sicuramente l'esercizio dell'opzione, il regime transitorio e soprattutto la qualifica dei costi di ricerca e sviluppo. Noi sappiamo che tanti contribuenti si stanno lanciando, no? Un pochino come diceva anche Simone, considerando l'alternatività ormai tra credito di ricerca e sviluppo e regime del patent box sugli stessi costi, si stanno lanciando a fare delle simulazioni. Però mi invito alla calma da questo punto di vista, perché io mi aspetto che il provvedimento legato a questa disciplina
dia quantomeno una cernita su quelli che saranno i costi alla base di questa super deduzione. Tema caldo, diciamo, negli ultimi giorni, prima di lasciare la parola al mio collega Guido, riguarda l'esercizio dell'opzione. Cioè, molti contribuenti, o meglio, abbiamo visto molti clienti, abbiamo visto correre prima dell'entrata in vigore di questo decreto legge all'invio della dichiarazione con l'opzione legata al patent box. Questo per garantirsi la possibilità, diciamo, di scegliere a quale regime praticamente, quale regime applicare, se il previgente regime oppure quello nuovo. Lascio adesso magari la parola a Guido, proprio perché, come parlavamo prima, c'è la possibilità adesso ai contribuenti di confrontare non solo la disciplina vecchia e l'attuale, ma anche credito di ricerca e sviluppo rispetto a patent box. Grazie Mauro, passerei quindi alla slide numero 69, appunto con la quale viene sintetizzata quella che è la non cumulabilità con il credito di R&D e il relativo possibile vantaggio della nuova procedura di patent box. Quindi alla luce quindi delle attuali disposizioni normative, sembra appunto essere introdotta la non cumulabilità sulla base del calcolo del nuovo patent box con il credito appunto di ricerca e sviluppo. Quindi in particolare non è possibile usufruire delle agevolazioni per gli stessi costi R&D. Quindi diciamo abbiamo anche come dire, abbiamo anche condiviso in questa slide delle riflessioni con riferimento al credito di ricerca e sviluppo. Ecco, possiamo vedere un attimino che con riferimento alla tipologia di investimento, con riferimento quindi sempre al discorso del credito di ricerca e sviluppo, è riconosciuto un credito di imposta che varia quindi dal 10 al 20%. In realtà quindi per tutti i costi R&D invece con riferimento alla nuova patent box, per tutti i costi R&D è prevista una super deduzione IRES-IRAP con un tax benefit del 27,9%. Quindi già qui possiamo avere una prima misura di confronto tra le due agevolazioni. E ulteriormente possiamo riguardare appunto che con riferimento alla tipologia di investimento è previsto quindi un limite massimo che varia dai 2 ai 4 milioni di euro per quanto riguarda l'agevolazione del credito d'imposta R&D. Con riferimento al patent box questo limite non è previsto. E sempre con riferimento al credito d'imposta R&D, il credito è utilizzabile in tre quote annuali, anche con riferimento a questa fattispecie, la deduzione, questa extra deduzione patent box non prevede quindi una rateizzazione. Quindi già sin da subito si possono notare alcuni possibili vantaggi anche nei confronti del credito di ricerca e sviluppo per quanto riguarda l'aspetto patent box. Ulteriormente con riferimento quindi ai costi R&D relativi ai marchi di impresa, quindi sempre, si può dire che sulla base del quadro attuale della norma sembrerebbe non sussistere alcuna cumulabilità. Ulteriori vantaggi della patent box, appunto, possono derivare di questa nuova procedura di patent box semplificata, possono derivare appunto da un maggior grado di certezza e celerità della funzione del beneficio stesso rispetto alle tempistiche relative alla vecchia patent box. Un livello di complessità significativamente inferiore e quindi una mitigazione dell'attuale, quindi della vecchia disciplina patent box e quindi per scongiurare possibili contestazioni. E poi un ulteriore importante come dire, vantaggio è che questa extra deduzione ha un beneficio assicurato anche in caso di EBIT negativo, cioè in caso in cui la società
vada a conseguire una perdita operativa. Questo è un punto di riflessione ovviamente anche con riferimento all'aspetto del credito di ricerca e sviluppo nel momento in cui una società va a conseguire una perdita fiscale. Qui si parla appunto di una extra deduzione che nel caso di EBIT negativo e perdita fiscale andrebbe quindi ad incrementare quest'ultima con una possibilità di iscrizione di imposte anticipate e quindi di comunque un beneficio ai fini per quanto riguarda. Direi grazie Guido, mi sembra molto chiara questa slide e mi pare, Mauro, che il tuo consiglio sia quello di avere un po' di calma, ecco, un po' di attendere quelli che sono gli eventi. Siamo tutti un po' agitati, no? Aspettiamo la conversione in legge. Esatto. Aspettiamo la conversione e poi aspettiamo il provvedimento. Però direi di stare un pochino più tranquilli, a questo punto di vista. Lo sapremo anche a breve. Grazie anche per gli utili consigli. Bene, chiudiamo il nostro incontro di aggiornamento con gli ultimi 5 minuti. La relazione riguarda le novità in materia contabile e altre novità, insomma la relazione affidata a Luca Guglielminotti che è già intervenuto. In realtà ti abbiamo chiesto di parlare di due interpelli che sarebbero norma fiscale. Perché Luca, a te la parola. No, corretto, sono due interpelli dall'insegnante per cui comunque state, diciamo, soprattutto nel primo caso, se andiamo magari alla prossima slide, all'interpello 716, okay, è stato tirato in ballo il concetto di derivazione rafforzata, quindi diciamo, la stretta connessione tra la normativa fiscale e la normativa contabile. In questo caso si parla della rinuncia da parte del locatore di canoni di locazione nei confronti del conduttore in seguito alla pandemia, caso molto comune nel corso del 2020. In questo caso l'interpello che è stato proposto riguardava il fatto se questo sconto che il locatore ha concesso al conduttore dovesse configurare una variazione del contratto originario oppure configurasse una mera perdita su crediti e in quel caso potesse essere considerata una perdita su crediti in cui tutti gli elementi erano certi e precisi per la deducibilità. L'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, se andiamo alla prossima slide, è stata quella di far valere il criterio contabile in quanto trattandosi di una rideterminazione generale del contratto originario e non quindi una modifica unilaterale, essendo che tali sconti sono avvenuti con modalità di nota di credito nei confronti della controparte e con quindi conseguente minor ricavo, l'impostazione dell'Agenzia delle Entrate è stata appunto quella di far prevalere quanto previsto dall'OIC 12 e quindi che tutte le rettifiche di ricavo, qualora non derivino da correzioni di errori o variazioni di stime, vanno portate a diretta riduzione dei ricavi. Bene. Il secondo interpello invece riguarda il periodo, l'esercizio in cui far ricadere l'investimento agevolabile ai fini dell'iperammortamento, superammortamento, comunque di un bene industria 4.0, nel momento in cui questo investimento sia avvenuto a cavallo d'anno, quindi non sia sulla base della documentazione contabile, quindi ordini piuttosto che fatture, identificabile in maniera precisa il momento dell'investimento, perché è venuto a cavallo d'anno. In questo caso si trattava, nel caso oggetto di interpello, di beni complessi e quindi in cui la mera consegna del bene non era sufficiente a identificare la data di entrata in funzione, come dire, sono le regole dell'articolo 109, ecco, ti aiutiamo noi. Stavo cercando di marcamenarmi con le terminologie. Slide 76, Lorenzo, se vuoi passare. Deformazione professionale, cercavo il termine fiscale non contabile. Ma lavoriamo insieme, quindi si capisce bene. Quindi qui era una prestazione complessa, no? Che aveva anche una serie di attività e il tema era, non è il
momento di effettuazione o di presa in carico del ricavo, diciamo così, non è la consegna del bene, ma per avere la Sì. certezza è un momento successivo, no? È quello Sì, quindi sì, l'agenzia si è del concentrata sulla certezza nel momento in cui il sostenimento del costo può definirsi certo. In questo caso si parlava di un bene complesso, quindi prevedeva anche un collaudo, un'accettazione da parte del cliente finale, momento in cui scaturiva tra l'altro l'obbligo effettivo al pagamento, e quindi l'agenzia ha fatto prevalere, diciamo, questo momento, il momento in cui Ci sembrava c'è stato il opportuno, collaudo. sì, grazie Luca. Ci sembrava opportuno evidenziarlo perché siamo in tema di superammortamento, di iperammortamento, quindi il momento della consegna può non essere sufficiente, diciamo così, per Corretto, rilevare sì. L'interpello riguardava il caso dell'iperammortamento nel 2017, quindi si parlava di un investimento a cavallo tra 2016 e 2017, ma è tranquillamente riportabile anche nei casi odierni. Benissimo, grazie molte. Sono le 10, quindi terminiamo la nostra ora di aggiornamento. Ovviamente speriamo di essere stati utili. Ringrazio i relatori, ringrazio le aziende che hanno partecipato all'evento. Noi siamo a disposizione per approfondire questi temi e anche le slide saranno a vostra disposizione. Grazie e vi do l'appuntamento al prossimo mese di dicembre, il terzo venerdì dalle 9 alle 10. Buon lavoro.